Reitalia partecipa al tavolo internazionale per l'organizzazione del World Environment Day all'Expo, in particolare è portatore di un progetto molto piacevole sui contenuti della sostenibilità in campo alimentare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Abbiamo voluto portare qui soprattutto i contenuti delle comunità rurali e montane che più delle altre, più di quelle urbane che ormai diciamo, soffrono l'inquinamento in maniera ossessiva, hanno saputo innovare e trovare la forza del cambiamento. Abbiamo quindi cercato 15 comunità, anzi molte di più, però 15 le abbiamo volute raccontare anche televisivamente, rurali e montane, che hanno saputo fare squadra, stare insieme per produrre cambiamento attraverso delle semplici regole che sono quella di stare nel rispettare la terra, quello di aprirsi al cambiamento, di creare opportunità per tutti, di rispettare la terra e così via. Quindi poche regole che però sono applicabili a tutti e possono portare cambiamento per tutti. Ecco, con questo contenuto MIPAF abbiamo partecipato insieme al Ministero dell'Ambiente, all'UNEP e a tante organizzazioni internazionali come la Convenzione delle Alpi, dei Carpazi, eccetera, a questa organizzazione, a questa grande giornata che vuole calare il tema della sostenibilità alimentare su quello ancora più drammatico del cibo per tutti e della fame. L'agricoltura è un'agricoltura, diciamo, idrovora, mangia acqua in maniera esagerata, il 70% del consumo idrico è dovuto a lei, è una produzione che consuma, che introduce CO2 nell'atmosfera in maniera esagerata, va però considerato che a differenza delle produzioni non alimentari, la produzione di inquinamento, di impatto ambientale agricola è per sfamarci, quindi diciamo, se vogliamo, è quell'inquinamento forte ma sano. È importante razionalizzare i consumi e le emissioni dell'agricoltura da una parte, dall'altra è importante non sprecare, perché se pensiamo che un terzo della produzione agricola mondiale va a finire nel cestino, dove non dobbiamo pensare alla mamma che butta il cibo vecchio, dobbiamo pensare anche a ciò che rimane sui campi, a ciò che gli scarti naturali della produzione poi possa alimentare, però è vero pure che non è accettabile, quel pezzetto sfamerebbe il miliardo di persone che rischiano di morire di fame. Quindi è assolutamente un percorso di razionalizzazione quello che va fatto, è un percorso di attenzione alla sostenibilità in tutte le fasi del processo. Va anche detto che l'agricoltura è vittima e non solo causa del cambiamento climatico e dell'inquinamento. Dobbiamo pensare che 9 famiglie su 10, 9 imprese agricole su 10 sono a conduzione familiare e si nutrono di quello che producono. Ecco, queste che non hanno alternative al cibo se non la propria produzione agricola soffrono il cambiamento climatico in una maniera rischiosissima e quindi è fondamentale che si introducano delle politiche consapevoli di questi problemi, consapevoli dell'importanza di accompagnare questi processi verso la sostenibilità, ma anche di tutelare le categorie deboli che li governano. Air Day Italia è portatore anche di eventi divertenti, in particolare proietteremo questi nostri reportage al cluster del Biomediterraneo gestito dalla Sicilia, che è una piazza assolutamente divertente da frequentare all'Expo. Porteremo il nostro classico concerto per la terra, che quest'anno è dei Tiro Mancino, e sarà rigorosamente unplugged per testimoniare la nostra attenzione alla sostenibilità, ma poi anche due testimonial di due grandi cause che abbiamo voluto portare su questo straordinario palcoscenico internazionale. In particolare siamo convinti che debba essere attenzionato non solo il tema del cibo per tutti, e quindi su questo abbiamo portato Mariella Nava ad essere testimone e la grande campagna Cibo per Tutti promossa da Papa Francesco, ma anche il tema della salute, perché l'altro grande asset, l'altro grande problema delle ricadute, dei disastri ambientali è la salute, sono i morti, sono i malati di tumore. Quindi qui Niccolò Agliardi, autore delle musiche di Braccialetti Rossi, sarà testimonial di Casa Amica, una fondazione che da 30 anni aiuta i malati oncologici e che adesso aprirà, con l'aiuto anche di Arte Italia e di Niccolò Agliardi, una nuova casa a Roma.